Del femminicidio e la violenza di genere sono fenomeni che purtroppo hanno radici culturali profonde e si innestano a tutti i livelli, ad ogni livello, nelle dinamiche di genere, prioritariamente nella dimensione affettiva, familiare, ma anche nei contesti lavorativi, che purtroppo ancora oggi non raramente non sono emancipati da pericolosi stereotipi di genere. La possiamo definire una pseudocultura, una subcultura relazionale suscettibile di innescare comportamenti così gravi che genera ferite profonde e durature nel tessuto sociale e relazionale delle nostre comunità. E la politica sicuramente ha un ruolo importante. La politica deve poter guidare anche, indirizzare una comunità nazionale con la massima fermezza. Ecco perché io apprezzo molto, e la Commissione, tutti i componenti della Commissione lo sanno, perché hanno il ruolo meritorio di offrire proprio alla politica stessa, oltre che dialogare con la società, una più completa consapevolezza. E questa commissione contribuisce anche a rafforzare l'osmosi tra le istituzioni, la società civile sul terreno dei diritti, alimentando un circolo virtuoso tra i due poli. Quindi solo una politica adeguatamente formata e, aggiungo, informata, ben consapevole, può agire in maniera appropriata e massimamente efficace su questo terreno che è delicatissimo. Purtroppo la violenza contro le donne è un fenomeno ancora sottostimato nella sua portata, anche perché, ahimè, e voi lo sapete bene, la maggior parte degli episodi si verificano in ambito familiare. Diciamo che ancora oggi, se dovessimo operare un censimento reale, vedremmo che i numeri della realtà sarebbero evidentemente di gran lunga superiori rispetto a quelli che sono i casi realmente accertati. In ambito familiare, quell'ambito è un ambito sottratto a un controllo capillare diffuso, è un ambito in cui ovviamente è un ambito connotato da un forte riserbo, e questo rende anche la violenza più subdola dal punto di vista psicologico, anche più difficile da contrastare.